Oggi siamo andati come terribili valsusini terroristi a fare un cosiddetto blitz in quel di Venaria. Ed è stata una cosa abbastanza simpatica, perché abbiamo avuto la visita dei Digos e dei Carabinieri. Perciò come terroristi, insomma, qualche cosa lo vogliamo. La ditta che davanti a cui siamo andati, insomma, sono usciti fuori e sono venuti a parlare con noi. Insomma, è stata una cosa abbastanza simpatica, si sono informati di quello che sta succedendo. Adesso, se loro erano veramente quelli che hanno portato questo pezzo in valle o no, questo io sinceramente non lo saprei dire. Però sicuramente, visto l'intervento delle autorità pubbliche cosiddette, sicuramente c'entrava con la ditta lì. Dopodiché ce ne siamo tornati tranquillamente sui nostri passi ed è stata buona la cosa, secondo me. Sì, io invece sono convinto che quella era la ditta che aveva il pezzo che serve alla talpa, e hanno anche ammesso che qualche manutenzione agli impianti per il calcestruzzo l'hanno fatto nel cantiere, e comunque siamo stati non aggressivi, abbiamo spiegato le motivazioni, quelle che erano sul volantino, gli abbiamo anche messo un po' di timore sul rischio malattie frequentando un ambiente così per via della presenza di uranio ed amianto, la cosa non è stata aggressiva, però abbiamo comunque segnalato il problema e abbiamo segnalato il fatto che noi sappiamo che loro fanno questi lavori, infatti non a caso dopo un po' è arrivata la Digos e poi anche i Carabinieri, quindi qualcuno li ha avvisati. Direi che queste azioni si possono fare e rifare anche spesso e possono avere una certa efficacia, e intanto mandiamo un messaggio diverso dal solito in giro. Buon risultato. Sì, sono convinto anch'io che quella ditta, da tante cose che da subito come siamo arrivati ho capito, da tante comportamenti. Comunque non abbiamo niente da temere, noi diciamo solo che le ditte e gli alberghi che ospitano le forze armate, gli operai, tutto contribuiscono alla nostra devastazione. Quindi sono convinto di andare, non sarà solo la prima volta, andremo anche a chi ospita. Non possono venirci a dire, possono venirci a perquisire, fare quello che vogliono, ma noi saremo lì davanti per far rilevare questa situazione. Non accettiamo che altri per guadagnare devono distruggere il nostro territorio e non salvaguardare la nostra salute. Io vado a salvaguardare la mia salute e quella dei figli e starò a volantinare, a fare informazione e fare azione di disturbo tutti coloro che collaborano con quel cantiere. Che dire, il nostro striscione che abbiamo appeso lungo il viale, giù le mani dalla Valsusa, dice molto. Dice che la Valsusa è in ogni luogo dove c'è ingiustizia e dove la gente comunque comincia a muoversi. È stata un'azione giusta, è stata utile. Il volantinaggio ha fatto anche sapere alle persone, a chi passava, quello che è la nostra storia, ma anche la nostra determinazione, come concludere. Possiamo soltanto dire che ironia, determinazione, caparbietà, la Valsusa vincerà.